Lucio sapeva che il suo superpotere stava in un luogo che non si poteva dire, perché tra gli amici non sembrava per bene dire che a lui luccicava il sedere. Nonna Lucilla, tra l'altro in dialetto, aveva il suo modo di chiamar la tribù, e tutti quelli con la lampadina lei li chiamava i Lusac. Non so quale sia il termine esatto per questo miracolo delle notti d'estate. Le guardo nei campi a bocca aperta, librarsi nel buio come stelle fatate. Il mio amico Lucio mi viene sempre a trovare e si posa persino sulla mia mano, e prima di partire per andare lontano mi sventola in faccia il suo matto bagliore. Lucio e gli amici sono tipi un po' strani, che la luce la portano sul loro di dietro. Sono molto diversi da tutti gli umani, interessati soltanto a vedere davanti. Alle Lucio le piace fidarsi degli altri e nessuna di loro fa luce per sé. Io ti volo davanti e tu mi segui nel buio e poi ci scambiamo e tu fai luce a me.